Cari amici, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Questa sera sono qui per iniziare la rassegna delle penne stilografiche della mia modesta collezione. Desidero innanzitutto aprire questo video con un sincero ringraziamento agli amici del Circolo Stilografico Romano, particolarmente a Riccardo Affinati, per aver condiviso il video sull'anatomia della penna stilografica e ciascuno di voi per averlo visto e per i bellissimi commenti che ho ricevuto, alcuni dei quali mi hanno profondamente emozionato e sono per me uno stimolo a cercare di dare di più, a migliorare anche nei contenuti questo canale. Come dicevo a qualcuno, il mio obiettivo, perlomeno in questa prima fase iniziale, è quella di cercare di fornire delle indicazioni che possano essere utili a un neofita, a qualcuno che è un po' lì, mezzo titubante, che vorrebbe iniziare, ma però non so se fa per me oppure no. Quindi oggi, finalmente, metteremo sul campo e metteremo alla prova una penna stilografica. Prima di cominciare però, caro Riccardo, io ormai guardando i tuoi video lo so, tu sei un grandissimo aficionados dell'Opinel, è sempre presente sulla tua scrivania, pronto ad aprire i bellissimi pacchetti che vengono dall'Aquila, ma ti devo dire la verità, tu come hai accennato nel video, io ho dei trascorsi d'arte marziale, particolarmente legato all'Aikido. Ti prometto veramente, solennemente, davanti al nostro pubblico che farò un video dedicato all'Aikido e farò anche un video dedicato alla spada giapponese. E cosa c'entra? Beh, sarà una citazione indiretta della pallottola spuntata, ve la ricordate? La spada forgiata dai giapponesi, ok, ma rilancio subito, insomma, voglio dire, tu hai fatto un collage fantastico, Ricca, però secondo me, se mi va dritta che l'anno prossimo riesco ad andare in Giappone, ti porto uno di questi. Questo qui è il fantastico, famoso coltello a serramanico giapponese, che c'ha più o meno i miei anni, ed è un regalo del mio maestro di Aikido Giorgio, un regalo materiale, perché è il dono più grande che il maestro Giorgio mi ha fatto, e qui gli mando un abbraccio pazzesco, è stato quello di accompagnarmi per 17 anni della mia vita, facendomi diventare prima di tutto un uomo, essendo lui veramente maestro di vita, prima che nei fatti. E in questo io auguro a tutti, anche nel mondo della scrittura, di poter dire felicemente: nella mia vita ho incontrato un maestro che non solo mi ha insegnato a tenere in mano la penna, ma è anche stato per me un maestro di vita. Questo è l'augurio che faccio a ciascuno di noi del canale. E tu, Riccardo, assieme a altre persone che ho nel cuore e loro lo sanno, che stanno sicuramente vedendo questo video, lo so, siete nel mio cuore in un posto speciale, perché siete delle persone incredibili che veramente sono entrati a far parte di un mondo bellissimo che è quello della vita di ciascuno di noi, e per questo non si può che essere semplicemente grati. Ora, bando alle ciance, Gianfra, ma stasera, ma che, di che ci vuoi parlare? Ma di che cosa stiamo parlando? Lo vediamo dopo la sigla. Amici, non potevo onestamente questa sera cominciare a inaugurare la carrellata di penne stilografiche senza parlarvi di quella che è l'azienda più importante che ha fatto la storia delle penne stilografiche. Quell'azienda, quella manifattura che a pieno titolo si può scrivere nella Big Four
delle aziende produttrici di penne stilografiche, le vere pioniere, che vi avevo già accennato nel video dedicato alla storia della bellezza scritta. Stiamo parlando questa sera di Waterman. Waterman è un'azienda che nasce nel 1883 a New York e viene fondata da Lewis Edson Waterman. Questa azienda fu assolutamente innovativa. Verso l'inizio della sua storia, la genialità del marketing della Waterman ha fatto circolare un messaggio pubblicitario fantastico, una storia, erano veramente degli storytellers. Il racconto era questo, cioè che il signor Waterman, che prima faceva l'assicuratore, mi pare, Mr. Edson, si è presentato per far firmare un contratto da un sacco di soldi e la penna stilografica che adoperò perse l'inchiostro. Ora, se vi ricordate anche dalla puntata precedente, di cui comunque vi lascio il link, quella cioè dedicata all'anatomia delle penne stilografiche, si è detto che i problemi iniziali dei produttori di penne stilografiche, o penne a serbatoio in verità, erano diversi. Uno era quello appunto di trovare dei materiali in grado di resistere ancora a quelle formulazioni di inchiostro particolarmente acide, e quindi l'ebanite, quindi l'oro per il pennino, però anche avevano dei problemi su il mantenimento della tenuta dell'inchiostro nel serbatoio, perdite di inchiostro, pennini che perdevano il tratto. Ricordiamoci che l'obiettivo iniziale dell'epoca dell'industrializzazione era quello di cercare di emulare la resa e le prestazioni della penna d'oca, e se da una parte appunto i primi pennini in tinzione tutto sommato ci si avvicinavano, ce ne sono alcuni ancora ora che si avvicinano parecchio, specie se magari lavorati opportunamente da mani sapienti, all'epoca ancora non avevano la tecnologia e i mezzi per risolvere questo annoso problema delle perdite di inchiostro e di questi tratti che mancavano per via appunto del fatto che l'alimentatore non era adeguato. Questa, come vi dicevo, è stata una delle fake news più grandi dell'epoca, ma in verità appunto una trovata di marketing assolutamente geniale, perché da lì a poco Mr. Edson tira fuori l'alimentatore multicanale. Nel 1892 Waterman fu anche la prima a introdurre il cappuccio conico a sezione conica. Nel 1910 svilupperanno la click clack, mi pare che si chiamasse, la clip sul cappuccio, fu un'innovazione all'epoca. Così come, sempre intorno al periodo dell'Art Deco, svilupperanno il meccanismo safety, denominato safety, che non è altro che quello del pennino rientrante. Inizialmente, infatti, le Waterman caricavano a contagocce. Abbiamo visto la Opus 88, ma all'epoca rappresentava già di per sé una vera rivoluzione questo sistema. Però, diciamo, nel 1901 morì Edson, il nipote, il figlio, non mi ricordo, portò avanti l'azienda con queste, tirando fuori dal cilindro, queste idee assolutamente brillanti, ma ha sempre mantenuto Waterman un assetto profondamente conservatore e tradizionalista che l'ha messa profondamente in crisi di fronte invece a quello che è stato il periodo molto vivace per le penne stilografiche. Da una parte, per le penne a serbatoio, insomma, come volete chiamarle voi, perché da una parte ovviamente le sfide del tempo, prima guerra mondiale, l'abbiamo già detto, crisi del 29, ahimè, seconda guerra mondiale, dall'altra parte avevano, diciamo, lanciato delle sfide economiche e di tenuta alle aziende decisamente importanti.
sfide che hanno però, per così dire, esercitato maggiormente il genio degli ingegneri dell'epoca, il genio degli ingegneri dell'epoca e ha portato avanti tecniche e materiali che noi oggi diamo per scontato, ma che all'epoca furono assolutamente rivoluzionari. Venne abbandonata le banite a favore della celluloide, i pennini d'acciaio, le nuove formulazioni degli inchiostri, i nuovi sistemi di caricamento, la Schaeffer inventa quella levetta, per esempio. No? Quindi in tutto questo contesto, purtroppo, Waterman si fa bruciare il terreno da concorrenti importanti come appunto furono Schaeffer per i sistemi di caricamento, Parker che tira fuori la Duofold come penna grande e scatena questa moda, altro canto Aurora con la Nizzoli eccetera, ulteriori perfezionamenti al meccanismo a pistone. In tutto questo rimangono indietro e purtroppo Waterman se la passerà male, riuscirà passando tra virgolette di mano in mano a resistere. E arriva al giorno arriva al 1937, ok, la Nizzoli è successiva, però al 1937 inventa la cartuccia, le prime cartucce di vetro. Nel 1954 il suo modello, la CF, la cartridge filler, rivoluzionerà il mercato e spingerà altri produttori a sapersi reinventare. Aurora risponde per esempio con la Duocart, tanto per citare un modello per un altro, ok, un modello per un altro, un accidente, perché l'Aurora lì ha saputo dimostrare di saper stare al passo dei tempi e di rispondere con un'ulteriore innovazione. Chi ci avrebbe mai pensato di mettere due cartucce nel fusto di una penna stilografica? Se lo sapete, lasciatelo scritto nei commenti. Detto questo, Waterman arriva a noi, ora è parte di un gruppo, di una multinazionale, Ann Newell, che a sua volta è una partecipata della Sanford. Stiamo parlando comunque di una delle aziende che ancora oggi produce in assoluto di più, che è assolutamente nota per la sua affidabilità e per la qualità dei suoi prodotti. In catalogo c'è un po' di tutto. Recentemente hanno rilasciato un'edizione speciale della Le Mans da 2500 euro, una penna molto bella da un punto di vista anche estetico, che con dei richiami molto forti a dei modelli di punta, la vecchia 100 Le Mans o altri modelli. Non è questa che recensiremo perché è poi fuori dalla portata del mio portafogli, però voglio dedicare appunto questo episodio a un evergreen. Andiamo a fare un rapido unboxing.